No, guardi, questo non è qualcosa che mi interessa. A me non interessa immaginare un uomo solo al comando. A me interessa immaginare che quando i cittadini eleggono un governo con un programma, quel governo abbia 5 anni per realizzare quel programma e che le cose non cambino dopo 3 mesi sulla base di parlamentari che cambiano la casacca e governi che si fanno sopra la pelle dei cittadini. Questo a me interessa. Questo non vuol dire che vengono meno i contrappesi del nostro sistema, assolutamente, poi bisogna costruirlo in maniera tale che come sempre ci siano dei contrappesi, ma a me non risulta che nei sistemi, diciamo, che vanno più in senso presidenziale o semipresidenziale, il premierato, ci sono varissime forme, no? Non mi pare che si possa dire che sono governi nei quali c'è un uomo solo al comando. Mi pare che però abbiano una efficacia nell'azione di governo e una capacità di mantenere il legame con gli impegni che hanno preso che è più solida della nostra. Negli ultimi anni noi abbiamo avuto politiche fatte sulla base di programmi che nessuno, non è che aveva votato, che non aveva letto, che non esistevano. Quella non è democrazia. La democrazia è se io sono vincolato all'impegno che mi prendo con i cittadini. Per cui io non ho condiviso quello che accadeva, cerco di trovare una soluzione per garantire che continuino i cittadini, perché noi siamo intermediari dei cittadini, non siamo i padroni delle istituzioni, noi siamo intermediari, quindi bisogna mantenere quel vincolo, questo è il mio unico obiettivo.